quando parliamo di mobilità individuale per l'apprendimento, parliamo di progetti in diversi ambiti di competenza, per esempio anche progetti per l'istruzione superiore, quindi sono quelli dell'università, oppure progetti dell'ambito gioventù o dell'educazione degli adulti, oppure dell'istruzione, della formazione professionale, della quale l'agenzia alla quale io appartengo, che è l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, INAP, si occupa. Allora, il principale beneficio di questo tipo di progetti, cioè dello spostamento, della mobilità delle persone, quindi nelle diverse, diciamo, declinazioni che il programma prevede, no? In particolare nel caso della mobilità di cui ci occupiamo noi, cioè quella dell'istruzione e della formazione professionale, stiamo parlando dello staff, quindi dei docenti. O del personale dell'istruzione e della formazione professionale e degli allievi della formazione professionale, si tratta di acquisire competenze tecniche e professionali e competenze anche, diciamo, soft cosiddette, quindi trasversali, che sono utili a favorire l'occupabilità, quindi che possono essere spese nel mercato del lavoro. Centro Eurodesk è il centro, appunto, il punto di incontro dei giovani con l'Europa. Quindi noi siamo uno sportello, non solo, siamo anche un'organizzazione che svolge attività, fornisce informazioni anche attraverso i social network. Sulla pagina Facebook, per esempio, di Opencom è possibile trovare continuamente opportunità anche di breve durata per lavoro, tirocini, scambi, volontariato, che vengono offerti ai giovani di tutta Italia da parte degli organismi europei ma anche internazionali. Quindi diciamo che sono tutte le attività che supportano a vario titolo la mobilità dei giovani e la loro apertura appunto verso l'Europa ma anche verso il mondo. Beh, devo dire che da qualche anno, già da qualche anno che facciamo questi progetti Erasmus VET, che danno la possibilità quindi dello stage all'estero e ai ragazzi di formarsi e fare queste prime esperienze lavorative, c'è una bella ricaduta sui ragazzi che fanno un passaparola tra di loro, essendo soddisfatti dell'esperienza, delle referenze che ricevono, quindi dalle aziende presso le quali hanno svolto lo stage di formazione, che permette loro di arricchirsi proprio sul piano della lingua e della formazione nell'ambito professionale, hanno una bellissima ricaduta, un'incidenza notevole. Può avere effetti positivi e ne abbiamo avuto riscontro, sia per progetti con altre scuole, sia nel caso di progetti di mobilità finalizzati a stage o tirocini lavorativi all'estero, dove quindi le loro competenze, diciamo, professionali si coniugano quindi con ulteriori competenze in ambito linguistico e di gestione di sé, diciamo, in un paese straniero. La giornata è stata eccezionale a mio avviso, sia dal punto di vista dell'organizzazione e sia anche di tutto quello che è stato il laboratorio, perché almeno dal mio punto di vista tante cose sono molto più chiare, perché comunque il mondo Erasmus è un mondo, insomma, un po' complicato e quindi sì, per me è stata molto positiva. Sicuramente ci sono stati dati degli strumenti anche pratici che ci possono servire, anche se il nostro ambito è leggermente diverso da quello VET, però è stato utile vedere anche un progetto proprio come è stato realizzato nel pratico, Sì. nello specifico. Quindi è stata una giornata proficua.